Ciao ragazzi, oggi parleremo della vita come dolore per Schopenhauer. Perché la vita è dolore? Perché è l'essenza stessa che deriva da un continuo desiderare. Il desiderare fa stare in una situazione di tensione, di mancanza di qualcosa, e questo vuoto, questa assenza ci porta dolore. Perché l'uomo continua a desiderare? Perché vi ricordo che l'essenza del noumeno per Schopenhauer è da ritrovare nella volontà di vivere. La volontà di vivere, vi ricordo, è incausata, è senza scopo, quindi non ha un perché, è un impulso interiore, che è un'energia che ci spinge a desiderare, a vivere, e è presente in tutto il cosmo, in tutto l'universo, in tutte le cose. Questa volontà di vivere è irrazionale e è unica, quindi gli esseri vivono senza avere uno scopo, un senso, vivono per vivere. Non c'è quindi un Dio per Schopenhauer. Questa è una verità crudele, ma per Schopenhauer è una verità che ci fa capire quanto la volontà di vivere sia potente, eterna, indistruttibile nelle nostre vite, vite che sono fatte appunto di questa energia, questa pulsione, questa volontà di vivere che è irrazionale e che porta a uno stato di dolore eterno, perché è mancanza. Così scrive Schopenhauer: ogni volere scaturisce da bisogno, ossia da mancanza, ossia da sofferenza. A questa dà fine l'appagamento. Tuttavia, per un desiderio che venga appagato, ne rimangono almeno 10 insoddisfatti. Inoltre, la brama dura a lungo, le esigenze vanno all'infinito. L'appagamento è breve e misurato con mano avara. Anzi, la stessa soddisfazione finale è solo apparente. Il desiderio appagato dà tosto luogo a un desiderio nuovo. Quello è un errore riconosciuto, questo un errore non conosciuto ancora. Nessun oggetto del volere, una volta conseguito, può dare appagamento durevole, bensì rassomiglia soltanto all'elemosina, la quale, gettata al mendico, prolunga oggi la sua vita per continuare domani il suo tormento. Ecco, quindi anche quando un desiderio si avvera, in verità è solo un tormento che prosegue nel suo processo. Quindi anche un desiderio appagato dura poco, è solo uno dei molti, mi richiede molto tempo e molta fatica prima di essere appagato, e anche quando arrivo al godimento fisico, quando arrivo alla gioia psichica, in verità questo momento così breve a cui va a conseguire solo o il dolore o la noia. Quindi anche l'appagamento non mi dà soddisfazione, dice Schopenhauer. Insomma, non v'è rosa senza spine, ma vi sono parecchie spine senza rose, per Schopenhauer. Il piacere è quindi addirittura solo una sensazione derivata dal dolore, cioè è solo perché c'è stato un dolore precedente che io riesco poi a provare una sensazione di piacere o di felicità. Ma che cos'è la felicità per Schopenhauer? La felicità è un'eterna lotta, bisogna lottare per conquistarsi la felicità, e la felicità conduce il suo eroe attraverso mille difficoltà e pericoli, sino alla meta, e non appena questa è raggiunta, subito lascia cadere il sipario. Null'altro, infatti, le resterebbe se non mostrare la luminosa meta nella quale l'eroe sognava di trovare la felicità, abbeffato anche lui, di modo che, quando l'ha raggiunta, egli non si trova meglio di prima. Ecco, quindi anche questa luminosa meta, anche questa felicità, alla fin fine, quando è raggiunta,
ci ritroviamo da soli sul palcoscenico della nostra esistenza col sipario che si abbassa e quindi, dopo aver superato come degli eroi mille difficoltà, in verità questa felicità è qualcosa di effimero che svanisce subito. Ed ecco qui la famosa immagine che ci dà Schopenhauer della vita come un pendolo che oscilla tra il dolore e la noia, passando per brevissimi momenti di piacere o di gioia. Ma appunto questo pendolo passa in modo così illusorio, così fugace attraverso questi attimi positivi dell'esistenza che in verità ci fa capire quanto la vita sia dolorosa. È un dolore che si manifesta in moltissimi aspetti dell'esistenza per Schopenhauer. Il dolore si manifesta variando secondo età e circostanze, come istinto sessuale, appassionato amore, gelosia, invidia, odio, paura, ambizione, avarizia, infermità, eccetera. E se finalmente non riesca a trovar via in nessun'altra forma, viene sotto la malinconia, grigia veste del tedio e della noia. Ecco, quindi questo dolore ha mille volti. Per Schopenhauer addirittura arriva alla malinconia, al tedio, alla noia. Quindi ci sono elementi in cui noi chiaramente possiamo dire che per Schopenhauer vivere è fondamentalmente soffrire. Va bene, la vostra professoressa Florio vi saluta. Arrivederci. Alla prossima lezione!